Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, oggi non ho molto tempo da dedicare al gioco e quindi non voglio andare avanti con la trama questa sera, ma sicuramente nei prossimi giorni andrò avanti e quindi in questo video vedremo come proseguirà la storia, come proseguirà il terzo atto del prologo e vedremo cosa ci attende all'interno di queste rovine alle mie spalle. Molto probabilmente uno scontro con Store Terror, ma lo vedremo. Questa sera, come ho detto, non ho molto tempo, quindi mi premeva comunque collegarmi al gioco perché ci sono un paio di cose che dovevo assolutamente fare, ragazzi. Innanzitutto devo ringraziare Darkless89X, spero di ricordare correttamente il nome, per tutti i vari consigli che mi dà nei video di questa serie. Grazie ai suoi suggerimenti, io ieri ho affrontato tutti i test dei vari personaggi che erano disponibili nel banner che sta per scadere e quindi grazie a quello ho recuperato un bel po' di materiali che saranno utili poi per il proseguimento. L'altra cosa, come vedete qui, è che essendo arrivati nello Storm Terror Lair ho potuto completare anche l'ultima task e quindi possiamo completare il quarto capitolo del nostro Adventure Rank. E nel quinto abbiamo già un paio di obiettivi completati, fantastico. Oh, un'altra chiave dello Shrine di Moonstad, ottimo. E qui vedo che ci sono poi tutta un'altra serie di compiti che poi con calma mi andrò a leggere per vedere di che cosa si tratta, ragazzi. Benissimo, quindi il primo step l'abbiamo portato a casa. L'altra cosa fondamentale, intanto vedo che però qui abbiamo ancora il punto esclamativo sull'Adventure Rank, forse mi è sfuggito qualcosa. Fatemi controllare un secondo, va? Ops, tasto sbagliato, rimediamo subito. Ah ok, è sui domini il punto esclamativo. Questo è l'abisso e qua ci sono i vari domini. Non capisco cosa fosse il punto esclamativo perché non vedo niente di diverso dal solito. E infatti adesso però il punto esclamativo è sparito. Ok, comunque l'altra cosa che volevo fare assolutamente questa sera, ragazzi, e fare un po' di spacchettamenti, un po' di wish, perché come vedete tra 15 ore questi banner scadranno e io domani lavoro, quindi entro le 15 ore di scadenza, beh, non avrò più modo di giocare a questo gioco, ragazzi. E assolutamente quindi voglio investire un po' delle risorse che ho ottenuto in questo momento in gioco per vedere se riesco a trovare qualche personaggio 5 stelle, non sarebbe male. Allora, facciamo come al solito lo skip, così vediamo subito che cosa abbiamo trovato. Decisamente poca roba. Uno spadone 4 stelle, credo non sia male come equipaggiamento, ma me lo direte sicuramente voi, ragazzi. Ora, io in teoria potrei acquistare delle Intertwined Fate o delle Acquainted Fate usando le mie varie Stardust, le mie risorse, però sinceramente non lo so se ne valga la pena, perché con queste ci vado a spendere risorse soltanto nell'ultimo banner. Lì non ho ancora ben capito come funzionano i banner. Quello che mi premeva, diciamo, portare a casa era il banner in scadenza. Non so, ragazzi. Andiamo avanti spendendo un po' di primogem, va? Vediamo se siamo fortunati oppure no. Tra l'altro, la conversione delle primogem la possiamo fare direttamente da qui, ragazzi. Infatti. Non vedo di nuovo nessun fascio giallo, questo vuol dire che, se ho capito bene, non ci sarà nessun 5 stelle. Però abbiamo ottenuto Beidou, ok. Come vi ho detto, ragazzi, a furia di vedere su internet bene o male i personaggi li conosco, anche se non li ho mai visti, perché si trovano fan art da ogni parte praticamente, quindi sapevo già il suo nome più o meno. E poi anche per lei ieri ho fatto il test di prova, quindi ci ho già messo le mani sopra. Questo mi fa capire, mi fa venire un dubbio, quindi i personaggi che io posso ottenere, ragazzi, sono quelli che vengono visualizzati nell'anteprima? Sono solo quelli? Allora, vediamo un po' se abbiamo trovato qualcosa anche stavolta. Ok, questo è un personaggio che invece non ho mai visto, non conosco. Yanfei.
Ok, sembra essere una studiosa. Va bene, in realtà l'ho già usata nel test ieri, quindi so quali sono più o meno le sue abilità. Però appunto, è un altro personaggio, esatto, che è raffigurato qui. Quindi vuol dire che possiamo trovare solo questi personaggi in questo banner? Vediamo un po'. Ancora niente fascio dorato, accidenti. Un'altra Yanfei. Ok, e quindi in questo caso viene convertita in questa roba che... Ah, è una pozione per la costellazione di Yanfei. Ok, avevo più o meno intuito che funzionasse in questo modo. Quindi per il nostro Traveler la costellazione si sblocca avanzando con la trama e ottenendo quindi delle pozioni specifiche. Mentre con gli altri personaggi, per avanzare con la costellazione, beh, bisogna trovare dei doppioni. Ho inteso bene, ragazzi? Nel caso, correggetemi naturalmente se sbaglio qualcosa. Comunque, con quest'ultimo pool, con quest'ultimo wish, ragazzi, ho finito praticamente tutte le mie risorse. Guardate le mie Primogem, che ho farmato così faticosamente, per così dire, in queste settimane. Si sono andate completamente ad esaurire, quindi non posso fare degli altri wish per il momento. Però, prima di salutarci, vorrei andare a controllare un attimo la costellazione della nostra Yanfei. Ecco qua. Possiamo sbloccare quindi, grazie a questa pozione, il primo grado, che immagino ci darà qualche potenziamento utile in più alle abilità del nostro personaggio. Poi io con calma me la andrò a leggere, ragazzi, vediamo un po' di che cosa si tratta. Ma per il resto sono molto molto contento di aver appreso qualche nuova meccanica relativa più a questo sistema. Quello che non mi è chiaro è i personaggi rari che appunto adesso scadranno nel banner. Come farò a ritrovarli? Fatemelo sapere, ragazzi, perché sono molto curioso. Bene ragazzi, sono passati in realtà un po' di giorni dall'ultima clip che ho registrato, perché nei giorni scorsi, beh, avevo sempre altro da fare e è arrivato anche un grosso aggiornamento su Genshin Impact, quindi ci è voluto un po' di tempo innanzitutto per scaricare il nuovo aggiornamento 2.5. Come prevedibile, come avevo previsto, è cambiato il banner, quindi avevo capito correttamente. Adesso abbiamo questo banner qua e il personaggio 5 stelle che possiamo trovare è questa Yaemiko. Inoltre, se capisco bene, questi sono gli altri personaggi che è possibile trovare in questo banner, come ci viene spiegato qui nei dettagli. Sfortunatamente non mi è chiaro però ancora che cosa succede una volta che questo banner sarà finito, nel senso Yaemiko non la troverò mai più in gioco? Tornerà? Come funziona, ragazzi? Spiegatemelo voi, perché questa è una cosa su cui sono abbastanza curioso. Vorrei capire se i personaggi 5 stelle passati, quindi di tutti gli altri banner precedenti, sono persi per sempre per un nuovo giocatore, oppure no. Perché questa cosa mi dispiacerebbe un bel po', sinceramente. Da collezionista compulsivo mi farebbe passare un po' la voglia, diciamo. Non so se si possono magari poi ritrovare in quest'altro banner, ditemelo voi insomma. Ma lasciando perdere il wishing per il momento, vi segnalo un'altra cosina prima di proseguire con la quest, ovvero che con i personaggi, o meglio con i test dei personaggi che avevo fatto la scorsa settimana, sono riuscito a recuperare una risorsa che mi ha consentito di fare anche l'ascensione per Chongyun, e quindi anche lui l'ho già portato oltre il livello 20. Inoltre, noto qui adesso... Ah, già è vero, non me la ricordavo questa cosa. Ogni volta che facciamo un'ascensione otteniamo una piccola ricompensa. Quindi lo posso fare anche con Barbara, perché anche lei l'ho già fatta ascendere. E anche con la nostra, eccola qui, Amber. Mi ero dimenticato completamente di questa cosa, fantastico. Quindi abbiamo recuperato 3 Acquainted Fate, ok. E a questo punto però, già che ne abbiamo recuperate un po', controlliamo un secondo. Quante ne ho? Una dozzina. Va bene, a questo punto ragazzi, prima di buttarci nella quest, faccio ancora questi 10 wish e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Tra l'altro un'altra cosa che non mi è per niente chiara, ragazzi,
Mi è stato spiegato il PT System, ma il PT System come funziona? Vale su qualsiasi lancio facciamo? Vale su qualsiasi wish? Quindi se io lo faccio in questo banner, me lo conta anche come utile per l'altro banner, quello a scadenza, oppure no? Intanto qui abbiamo trovato una Favonius Lens 4 stelle. Vediamo se abbiamo trovato anche qualcos'altro 4 stelle. Oh, sì, anche un arco, ok. E il resto invece sono solite armi 3 stelle che, diciamo, non vale la pena stare troppo tempo a soffermarsi a contemplarle, diciamo. Sono giusto utili per potenziare queste. Va bene. Detto questo, ragazzi, bando alle ciance, proseguiamo quindi con la nostra avventura. Dobbiamo proseguire per andare a scoprire dentro questa rovina il covo di Storm Terror, quindi facciamolo, sfruttiamo la corrente ascensionale e vediamo di entrare. Ok, siamo dentro, ragazzi, siamo incredibilmente dentro. E mi dice che devo salire, però. Ma posso arrampicarmi? Come funziona qua? Ah, proviamo a passare di qua. Ora ho notato che questa effettivamente ha tutta l'aria di essere quasi una scala, quindi sfruttiamola, ragazzi. Ok. Qua abbiamo un golem che è il caso di non far arrabbiare per il momento. E qui abbiamo un'altra corrente ascensionale da sfruttare, quindi facciamolo. Ok, credo che il nostro obiettivo sia qua sotto, quindi scendiamo piano piano. E vediamo che cosa ci aspetta. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was, it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. Com'è che si è interrotto così? If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Ok, ragazzi, sono arrivato al livello 23 intanto. Qui abbiamo un teletrasporto da attivare, quindi facciamolo subito, così possiamo tranquillamente tornare qua molto più rapidamente le prossime volte. Recuperiamo questo frammento, ok, e adesso non mi è chiaro se possiamo direttamente portarlo qui. Vediamo un attimo. Ok, sembrerebbe aver funzionato. Fantastico. Ora andiamo di nuovo a parlare con i nostri amici, che io ho fatto tutto il percorso volando, non so loro come hanno fatto a raggiungerci, però è sempre molto interessante questa cosa. Vediamo un po'. Cosa avete da dirmi? Looks like we're right. Eh sì, avevate proprio ragione, Venti. There are three more halos circling the tower, which means there are three more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. Oh, okay. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Okay, ragazzi. Quindi niente, si tratta di andare a sbloccare questi altri tre puzzle. E stavo cercando di vedere se ne vedevo uno da qua. Ah sì, ok, è laggiù addirittura. Va bene, vediamo se riusciamo ad arrivarci sfruttando il nostro glider. Così magari evitiamo anche eventuali nemici che si trovano sotto di noi. Per fortuna adesso abbiamo un bel po' di stamina, quindi si riesce a fare delle lunghe tratte volando, per fortuna. Tra l'altro laggiù c'è un altro teletrasporto, quindi lasciamo un attimo da parte la struttura e andiamo invece ad attivare il teletrasporto, così facciamo un pochino più di gestione della mappa.
Ok, ci siamo. Attiviamo il teletrasporto. Fantastico. E adesso occupiamoci di questa struttura da attivare. Ok, uno l'abbiamo piazzato, però ne servono altri due. Oh, quindi ognuno di questi ha bisogno di tre chiavi praticamente. Il primo ce l'hanno fatto fare facile, però non è per niente così. Oh, sarà una cosa lunga, ragazzi. Io pensavo fosse già risolta e invece toccherà trovare gli altri due che non ho la più pallida idea di dove siano. Vediamo un po' magari sopra questi piloni. Ah, ok, uno è là sopra, quindi vediamo di usare la corrente ascensionale che c'è qua. Allora, aspettiamo un secondo che si ricarichi la stamina. Ok, e quindi poi... Oh, perché non lo fa? Ok, adesso ci siamo. Sfruttiamo il glider. E non siamo abbastanza in alto, quindi cambiamo corrente. Eccoci qua. Ci siamo. Perfetto, e un altro è andato. L'altro è laggiù, quindi vediamo un po', forse planando ci arriviamo direttamente. Forse è meglio se uso la corrente ascensionale. Ok. Me lo fa raccogliere oppure uno alla volta? No, me l'ha fatto raccogliere, fantastico. Tra l'altro avevo notato... Ah, infatti, laggiù c'è un anemoculo. Vediamo se... No, no! Mamma mia, non mi stava partendo il glider, ragazzi. Sarebbe stato un piccolo problema, diciamo. Ora, cerchiamo di scendere dolcemente. Passiamo oltre. Ok, piano piano, facciamo tutte le nostre manovre e adesso dritti così. Ok, preso l'anemoculo. E adesso possiamo tornare laggiù alla struttura e completare la sua attivazione. E questa è soltanto la prima di tre, quindi dovremo poi fare altri due puzzle di questo tipo, immagino. Ok, eccoci qua. E uno è attivo. Perfetto. Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the three halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Eh sì, adesso dobbiamo capire dove sono gli altri due attuatori, però. Oh. E nel farlo, però, appunto, mi sa che mi imbatterò ogni tanto in qualche nemico, ragazzi. Quindi, niente, io adesso vado avanti con l'esplorazione. Oh, wow, 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 è questo? E chi l'aveva mai vista una cosa del genere? Ma è colpa loro? Sono gli slime d'aria che fanno sta cosa? Non riesco a fare niente, ragazzi, non riesco a uscirne, sono bloccato qui. Aia! È impazzito, ragazzi. Aiuto! Lasciatemi stare, mi stanno ammazzando il personaggio senza che io possa fare niente. Non vale così, che cavolo! Questa non me l'aspettavo proprio, ragazzi. Ok, quindi mi hanno ammazzato la mia Alexis gratuitamente. A questo punto direi che me ne torno alla statua dei sette, così la facciamo subito resuscitare. Ah, ok, mi vengono indicati direttamente sulla mappa. Ok, avrei dovuto controllare, avrei fatto sicuramente prima. Allora, intanto andiamo a far resuscitare Alexis. Ok, siamo di nuovo full. Quindi possiamo proseguire, ragazzi, e le altre due strutture ci attendono, una qua e l'altra laggiù. Aia! E questo? Però non vale! Una cassa! La apro pure volentieri. Another target tracked down by Outrider Amber. Ah, quindi io da qua non posso uscire. E questo potrebbe complicarci un po' la vita. Allora, torniamo di sopra, andiamo di nuovo alla statua dei sette e vediamo di uscire da questo trappolone. Quindi io di là non posso passare, se ho capito bene. Quindi vediamo se di qua passiamo. Ok, ragazzi, alla fine sono tornato al teletrasporto che avevo appena attivato fuori dal tempio di Storm Terror.
e quindi adesso sto andando piano piano all'altro sigillo che dobbiamo attivare. Qui ho trovato un anemoculo, quindi piano piano adesso sto scendendo per andare a recuperarlo. Ok, perfetto. E quindi niente, non manca molto, meno di 200 metri e saremo addirittura d'arrivo. E quindi proseguiamo giù di qua. No, lasciatemi stare. Allontaniamoci di corsa da qua. Vedo già per fortuna le... E questi? Sono fiori nuovi. Ok, raccogliamo un po' di risorse nuove. Non si sa mai che ci possano tornare utili abbastanza rapidamente. E cerchiamo invece di allontanarci però dai mostri. Qua c'è anche il teletrasporto da attivare, quindi lo faccio subito. E poi per fortuna i nostri obiettivi sono indicati con questi, fasci di fumo, quindi sono molto molto facili da individuare. E quindi proseguiamo, ragazzi. Oh, uno è qua ma è bloccato da una barriera di vento. D'accordo. L'altro è laggiù, coperto da degli illicurl. E il terzo, vediamo un po'. Ormai do per scontato che siano tre, ragazzi. E il terzo non lo vedo. Vabbè, allora iniziamo a recuperare questi due, va? Ah, eccolo là il terzo. Vedo da qua la colonna di fumo. Però per recuperare questo direi che la cosa più semplice da fare sia mettersi a scalare una di queste colonne. Quindi vediamo di farlo. No. Non da questo lato però, perché c'è l'arco, quindi non mi fa salire come vorrei. Ok, facciamolo da quest'altro lato. Ok, riposiamoci un secondo. Saremo già abbastanza in alto per evitare la barriera. Nel dubbio salgo ancora un pochino. Ok. Ok, siamo già abbastanza in alto. Piano, 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 che ci entriamo giusti dentro. E voilà! E il primo l'abbiamo preso. Ok. Ora, andiamo a vedere quello là sopra, che agli illicurl ci pensiamo dopo. Ok, questo sembra essere non protetto da nessuno. Ecco, ma perché io mi metto a parlare? Allora, devo distruggere queste rocce, però forse non si rompono fin tanto che non ho sconfitto questi slime. Proviamoci, va? Ok, ragazzi, intanto che combattevo si è rotta la roccia qui, quindi lasciamo perdere gli slime. Non volevo arrampicarmi, però. Ok. Chi se ne frega? Lo lasciamo lì, questo slime. E andiamo a occuparci invece degli illicurl, che almeno sono un pochino più semplici, diciamo, da togliere di mezzo. Ok, togliamo subito... Oh, e voi cosa volete? Vabbè, a questo punto togliamo di mezzo anche questi slime, va? Tanto non dovrebbero essere complicati. Voilà, risolto. Ok, ci siamo quasi, ragazzi, ancora qualche colpo. Aia, allontaniamoci che qua... Per un secondo temevo che mi prendesse e mi facesse di nuovo fuori Alexis. Ok, ce l'abbiamo fatta intanto. Sistemato questo. Dovrebbe esserci... Eh sì, ce n'è ancora uno là sopra. Quindi prendiamo Ember e tiriamolo giù, ragazzi. Ok, sistemato. Andiamo a dargli il colpo di grazia. Voilà. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sconfitti gli illicurl, così abbiamo sbloccato anche questa chest. Mi prendo benissimo questa ricompensa. E adesso dobbiamo soltanto andare a posizionare questi tre componenti nella struttura, che da quello che vedo è laggiù. Ok, quindi andiamoci subito. E poi ce ne manca ancora una, però. Ok, eccoci qua. Attiviamo quindi questo piedistallo e sblocchiamo il secondo sigillo. Oh, fantastico. It seems two of the halos have become solid ground.
One more and the seal to the top of the tower will be broken. Perfetto ragazzi, quindi anche il sigillo è attivo. Però prima di proseguire verso il terzo, ho visto che laggiù c'è un anemoculo. Chissà se riesco a salire qua sulla colonna. Vediamo un po'. Mi sa che non ce la faccio, ragazzi. Sì, niente da fare. Evidentemente non ho ancora abbastanza stamina per poter fare questa scalata. Dovrei usare magari una corrente d'aria, ma non ne vedo qua attorno, quindi dovrò capire come fare. Proseguiamo a questo punto. Intanto, mentre che vado avanti, mi faccio anche un po' di cure con la Barbara. Ok, così almeno non rischiamo di nuovo di far morire il nostro personaggio. Ok ragazzi, siamo praticamente arrivati all'ultimo punto. Laggiù c'è un altro teletrasporto da attivare, quindi lo farei subito. E poi qua vedo già le colonne che indicano i nostri obiettivi, quindi siamo già a posto. Allora, attiviamo quindi il teletrasporto. Questi non sembrano avere grossi enigmi da risolvere. Molto bene, meglio così. Quindi prendiamo il primo. Andiamo a prendere il secondo. Oh, ci sono dei nemici quindi. Oh, ma non posso uscire ragazzi. Ok, allora devo per forza sconfiggerli. Io contavo di farlo dopo aver recuperato i componenti del sigillo, ma vediamo di farlo allora. Togliamoli subito di mezzo. Ok. Togliamo prima di mezzo questo mago Illicurl. Ok, uno è andato. Ora occupiamoci di questo mago di fuoco. Però c'è ancora l'incantesimo vegetale qua. Ah, ma ce n'è un altro. Ma chi t'aveva visto a te? Allora, togliamo di mezzo questo. Aia, subito sui rovi sono andato a finire. Allora, togliamo di mezzo anche quest'altro mago Illicurl, che può essere molto molto fastidioso. E poi sistemiamo anche il mago di... il mago dell'abisso. Allora, questi rovi sono veramente fastidiosissimi, ragazzi. Ok. Diamogli fuoco e poi diamogli un po' di overloaded. E anche questo è andato. Ora rimane solo il mago dell'abisso, ragazzi. Come a little closer. Try not to enjoy that too much. Usare le abilità dei nostri personaggi, mi dite sempre che non le uso mai abbastanza, quindi facciamolo a questo punto. Ok, ah, ma tra l'altro una sfida a tempo, ragazzi, non l'avevo mica notato che c'era un timer là sopra. È la prima volta adesso che lo noto. Accidenti, questo potrebbe essere un problema. Ho solo 18 secondi per eliminare questo maledetto. No, non farò in tempo, mi toccherà ripetere la sfida. Accidenti. Non l'avevo proprio notato che c'era il timer, mannaggia. Vabbè, ormai è andata questa. Infatti. Challenge failed. Mannaggia, non mi ero minimamente accorto. Infatti il piedistallo è pure bloccato. Vabbè, quindi vediamo di recuperare allora gli altri elementi del sigillo e poi andiamo a riaffrontare la sfida. Ecco perché sono così facili da ottenere questi, perché in realtà la sfida è dopo. Mannaggia, non me ne ero proprio accorto, ragazzi. Vabbè, adesso che lo so, affrontiamo la sfida in maniera un pochino più, come dire, diligente. Non perdiamo neanche un secondo, togliamoli subito di mezzo questi Illicurl. Ok, il primo è andato. E vediamo di fare il più in fretta possibile. Aia, maledetti rovi. Ok, decisamente meglio rispetto a prima. E adesso abbiamo ancora più di un minuto e 10 per affrontare ed eliminare il mago dell'abisso. Ok, diamogli un po' di cariche con la nostra Lisa e poi scarichiamo la sua abilità. Anche questo me l'avete fatto notare voi, ragazzi. Usavo male l'abilità di Lisa, quindi grazie sempre di tutti i consigli che mi lasciate sotto i video. E vediamo un po' di togliere di mezzo questo mago dell'abisso. Fare in fretta a togliergli l'armatura più che altro. Quindi usiamo Barbara, che sicuramente è più efficace in questo. Ok. Non è che stia avanzando moltissimo tempo in realtà, ragazzi. Manca solo mezzo minuto. Ok, proviamo a usare la nostra Lisa di nuovo.
You're in for a little shock. Ok, non siamo molto efficaci. A questo punto usiamo anche l'abilità di Alexis. Decisamente meglio. Ok, ragazzi, forse ce la facciamo. Oh, challenge completo. E quindi possiamo attivare anche l'ultimo piedistallo. Fantastico. Bene, quindi possiamo procedere. A questo punto mi riteletrasporto al teletrasporto che c'era in punta alla struttura e vediamo un po' che cosa ci attende. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, honorary knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master DeLuca accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the seven nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. L'ultima volta. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Ok, questa è completata. Il prossimo step è andare qui, al centro della struttura. Quindi facciamolo. Speriamo che non sia troppo complicato confrontarsi con Storm Terror, ma vediamolo subito, ragazzi. Oh, ok, non me l'aspettavo, quindi in realtà è un dominio anche questo. Storm Terror richiede un party level di 26, o meglio, è raccomandato un party level di 26. Ok, questo non me l'aspettavo, ragazzi, quindi sono un po' underlivellato per affrontare Storm Terror, il che ci fa, come dire, ci sta invitando il gioco ad andare a fare altro, sostanzialmente. Quindi credo che darò retta al gioco, perché ho visto che se si è underlivellati in questo gioco si fa molta molta più fatica di quello che si dovrebbe. E quindi accoglierò questo consiglio. Quindi direi di chiudere qui questo episodio. Ci vediamo il prossimo, dove confido di avere un party un pochino più forte per poter affrontare al meglio questa sfida. Detto questo, quindi, io vi saluto qui, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!